Benvenuti fratelli al nostro incontro quotidiano con la parola. È giovedì della settimana diciottesima del tempo ordinario. La parola continua ad invitarci attraverso il profeta Geremia, questa volta a guardare un po' più lontano nel tempo, cioè al tempo del Messia, ma anche al tempo definitivo, cioè alla conclusione di un'alleanza. Il profeta adesso parlerà sull'alleanza fatta con Abramo, la promessa, guarda le stelle del cielo, riesci a contare, bene, la tua discendenza sarà per te più numerosa di questa, non hai dove, non hai una terra, io ti darò una terra, cioè a lui, alla sua discendenza. Poi a Mosè ha fatto un'alleanza a Dio, liberandolo dalla schiavitù, ti farò libero, ti toglierò a te e al tuo popolo dalla schiavitù, vi darò la libertà e vi darò entrare in una terra. Non lo so, a Davide gli ha detto: tu, io te benedirò, il tuo regno sarà famoso, sarà prospero, sarà poderoso, e di te nascerà il Salvatore. Però poi, a cui la promessa veramente si riferisce, alla promessa definitiva, cioè alla venuta del Messia. Il Messia che viene per restaurare, per fare nuova, per fare tutto nuovo, per darle vita a quello che sta morto, ma soprattutto a perdonare i peccati. Ascoltiamo. Ecco, verranno giorni, perché non è oggi, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Vedi? In continuazione Gesù molte volte ripete: e io faccio nuove tutte le cose, vi do un comandamento nuovo, no? L'unico, cioè perché è lui il compimento, la conclusione di tutta l'alleanza. Già non ci sarà bisogno di diverse alleanze. Perché? Perché il Signore continua a perdonare questa mancanza del compimento dell'alleanza, no? E disse, continuando: verranno giorni, non sarà come l'alleanza che ho concluso con i vostri padri, quando li presi per mani per farli uscire dalla terra d'Egitto. Fa riferimento, giustamente, come dicevo prima, a Mosè e Abramo. Alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. E questa sarà l'alleanza che concluderò con Israele dopo quei giorni. Oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro. Che cosa bella, no? E cioè non sarà un'alleanza scritta esternamente, sino che è entrare nel cuore, nella volontà del Padre, nella volontà dell'uomo, no? Entrare lì. Oracolo, concluderò, dice, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Che cosa bella, no? Il Signore la scrive la legge, ma non una legge per farci del male, per colpirci, sino la legge dell'amore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Cioè, sembrerebbe che fino adesso non erano, ecco perché, perché seguivano altri dei, perché stavano seguendo altre cose. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Oracolo del Signore. Già la conoscenza non sarà né attraverso i libri, né attraverso la trasmissione, né attraverso le celebrazioni, perché sarà il proprio Dio che si fa conoscere. Cioè, qua la conoscenza è diventare uno con Dio, no? Noi entreremo in questo mistero con Dio. Bellissimo. Anche le campane ci stanno aiutando a svegliarci, a cantarle la lode a Dio. E poi, attenzione con questo che dice: così che tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Ma non si riferisce all'età, se no, diciamo, a quello più vicino come al più lontano. Oracolo del Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità. Cioè, in questo patto che Dio, che il profeta già sta annunciando, già è considerato che ci sarà
diciamo come se fosse una trasgressione, no? Come che già sta annunciando che il Signore perdonerà tutto quello che questo popolo farà se si converte, no? E disse: perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Molto diverso di quello che noi facciamo, no? L'uomo si ricorda di tutto quello che le hanno fatto. Quante volte un marito o una moglie litigando le dicono: ah, però, e ti fa ricordare, fanno ricordare le debolezze, le cose che avevano fatto prima. Che cosa bellissima! Sta parlando di questo patto di amore, dove c'è il perdono, dove c'è l'amore. Che bello, no? Poter alimentarsi con la parola, alimentarsi con questa parola che ci sta invitando sempre a vivere nella gioia del Signore. Che il Signore continui a guidarci a vivere questa, a toccare il cielo, no? Il Signore vuole fare un'alleanza definitiva con te. Ricordati questo. Vuole fare un'alleanza totalmente nuova con te. Ed è compresso in questa alleanza il perdono dei tuoi peccati. Perciò oggi puoi dire: Signore, voglio che tu faccia questa alleanza, voglio che tu mi sposi, Signore, e perdonami le mie mancanze d'amore, perdonami questo, perdonami la mia debolezza. A Lui la gloria, il Figlio di Maria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Alleluia.